Albano Carrisi e sua figlia Jasmine finiscono protagonisti dei social network. La giovane ragazza ha conquistato subito con la sua naturalezza il pubblico. Quello che appare chiaro è che ci siano diversi motivi per seguirli. La simpatia, il talento, la bellezza e la sincerità contraddistinguono questa famiglia che ha fatto la storia della nostra televisione raggiungendo dei livelli straordinari di attenzione. Maggiore, maggiore, maggiore. Quello che possiamo fare è di sicuro renderci conto che due persone così meritano di essere al centro del mondo dello spettacolo. Sicuramente però ci stanno regalando delle perle che non ci aspettavamo e insieme sono di una comicità travolgente. Ma cosa è successo? Perché Albano ha pronunciato quelle parole? La storia è molto semplice, andiamo a scoprire cosa è accaduto e perché Jasmine ha scatenato quella reazione del padre quasi inorridito. Albano e le parole a Jasmine. Le parole di Albano su Jasmine sono semplici, chiare e dirette. L'uomo ha fatto capire che non gradiva quanto fatto dalla figlia e lei ha risposto in maniera semplice e senza tanti fronzoli. Ma cosa è successo? Andiamo ad analizzare a fondo. Jasmine ha mostrato in una storia su Instagram il nuovo tatuaggio fatto. Si tratta di un cuore rosso sul gomito destro molto carino. Albano le chiede, ma quando li fai non ti senti male? La ragazza confessa che in quel punto preciso ha sofferto un po' di dolore, più di altri che ha fatto in precedenza. Maggiore, maggiore, maggiore. Ironicamente il padre risponde, ben ti sta. Poi specifica, e sempre porcherie. Stai così bene come mamma t'ha fatto e niente devi mettere sti puntini. Ovviamente è uno scontro generazionale affrontato con molta ironia. Non c'è voglia né di attaccare né di provocare, i due si prestano a questo siparietto con la solita simpatia che li contraddistingue. Il pubblico risponde in massa, divertito dalla situazione e consapevole del bene che si vogliono padre e figlia. Di certo la serata ha regalato un altro pezzo di simpatia che ha messo in mostra la coppia. Noi li adoriamo e voi?